mondo ci guarda, ci si proietta davvero verso il mondo, edizione numero 4 della Napoli City Marathon, mezza maratona, maratona magari un sogno da realizzare, una grandissima occasione per gli sportivi napoletani e non solo, per un biglietto da visita incredibile di una città meravigliosa, un momento emozionale, un momento che vede oltre 4.000 atlete al via. Napoli Running ad organizzare anche questa è una conferma di grandissima qualità, un evento, un'emozione, Napoli insieme a noi. Tutto pronto per la quarta edizione della Napoli City Half Marathon, che prenderà il via domenica prossima, 5 febbraio. Oltre 4.000 partecipanti, fra cui atleti importanti di diverse nazionalità, alla ricerca di prestazioni e record di gara, per una manifestazione che sta guadagnando posizioni nel panorama internazionale. La corsa, a cui è associata anche una specialità separata per Save the Children, partirà da Viale Kennedy per attraversare la città e ritornare a Fuorigrotta, con arrivo nella mostra d'Oltremare. Con molta voglia verranno atleti fortissimi, quattro keniani, anche per ottenere importanti prestazioni cronometriche. Dal larghissimo e pianeggiante Viale Kennedy asfaltato ci si porterà al terzo chilometro sul lungomare, quindi Piazza Plebiscito, Piazza Municipio, tutte le strade più ampie del centro storico, toccando al decimo chilometro il Duomo di Napoli, al quale abbiamo dedicato la medaglia di quest'anno. Ritorno sul lungomare a tutta strada, perché quando i primi torneranno sul lungomare gli ultimi saranno già sulle strade del centro storico. E quindi arrivo spettacolare nella mossa d'Oltremare con l'ultimo chilometro e mezzo appunto nel parco della mossa, il passaggio scenografico sulla Fontana delle Sedra. Avere un circuito per una mezza maratona, avere un circuito per quello che poi sarà la maratona è sicuramente un'offerta di sport data ai tanti runner della città di Napoli. L'Alfa Marathon è diventato per noi un appuntamento straordinario, è come una festa e crediamo che lo sarà sempre di più, perché lo leggiamo dai numeri, un progressivo aumento di atleti che partecipano a una gara ci fanno capire dell'attenzione importante che si sta dando a questa gara, ma soprattutto anche in ottica internazionale. Quindi Napoli si candida ad essere una città di sport con una vocazione internazionale. Di questo noi siamo contenti, lo facciamo attraverso degli organizzatori che sono davvero bravi. Possiamo sempre migliorare, sicuramente ci sarà qualche cosa che poi sarà da aggiustare, però Napoli, come dire, è pronta per manifestazioni come questa.